Quando ho saputo che c'era la possibilità di fare il concerto a San Paolo, mi sembrava impossibile perché sembrava perso questo stadio, mentre ora è stato restituito alla musica. Sono entrato due volte qui, grazie a Pino Daniele, e da lui dedicheremo il centro del concerto. Sono le parole di Jovanotti che questa mattina, durante le prove del concerto che si terrà questa sera al San Paolo, ha incontrato il sindaco di Napoli e la stampa. Ci saranno dunque anche James Inese ed Eros Ramazzotti, nel nome di Pino, ricordando quel loro concerto insieme proprio a San Paolo il 13 giugno del 1994. C'è un grandissimo entusiasmo anche questo secondo concerto di Jovanotti, con la sorpresa di Eros Ramazzotti e James Senese nel ricordo di Pino Daniele, quindi già di per sé concerto straordinario che si arricchisce ancora di più di fasce. Una strada senza ritorno. San Paolo e anche concerti. Si può convivere calcio, campionato, campionati e concerti, lo abbiamo dimostrato, e così sarà anche nei prossimi mesi. Stadio San Paolo, la città di Napoli, sempre di più città della musica e città dello sport.